Ciao ragazzi, dunque è passata la prima giornata di fantaprocesso, prima settimana della Serie A dopo la sosta, prima settimana del fantaprocesso. E purtroppo, ho perso. Eh sì, ebbene sì, ho perso, tra l'altro ho perso di poco, ho perso 2-1 contro il Marchese Bianconero. E devo essere sincero, dipendendo dalla rosa del Marchese, comunque lui ha una buona rosa, quindi ci stava di perdere, per carità, anzi, diciamo, non dico che me lo aspettavo, però ci poteva stare. È che dopo come si era messa la partita, dico la verità, insomma, la bocca buona di poterci anche fare ce l'avevo, perché adesso vi racconto un po' come è stata messa la partita. Adesso cercavo adesso di caricare Fantagazzetta, così eccoci qui dove siamo, eccoci qua. Allora, la cosa che mi ha lasciato ben sperare, diciamo così, è che il sabato lui ha trovato il gol e assist con Quagliarella, però c'è da dire che io ho comunque trovato l'assist con Milik, quindi Quagliarella era sicuramente il migliore in campo, però c'è da dire che io non ho avuto ammoniti, mentre lui ha avuto, aveva sabato già Chiesa e Zielinski. Insomma, è chiaro che due pensieri te li fai, perché comunque pensiero dici, sai, io Milik ha preso 6,5 più l'assist, Quagliarella 7,5, però togli le due ammonizioni, 6,5 con l'assist e il gol. Considerando che Antenucci doveva ancora giocare, Kurtic doveva ancora giocare, insomma, qualche giocatore che poteva segnare, anche Boateng, insomma. E invece poi alla fine mi hanno segnato, e quindi poi tra l'altro uno su cui facevo affidamento, Fazio, non ha neanche giocato, quindi è entrato Rogerio che ha fatto una pessima partita, ha preso 5 e mezzo, e quindi poi pian piano, nonostante che il mio portiere non abbia preso gol, che io lo do sempre come un malus, il mio portiere, perché comunque con Gomis, insomma, sapendo di avere il portiere della Spal, sai che potrebbe prendere gol, invece Gomis non ha preso gol. Nonostante questo però non è bastato, ho perso 2-1. Quando ho visto i due gol della Spal, speravo che almeno uno l'avesse fatto Antenucci. Insomma, diciamo che Antenucci ha preso 6, avesse segnato un gol, avrebbe sicuramente alzato la media. Avremmo pareggiato, pensi un po'. Pensate un po', io con Antenucci, con un gol di Antenucci dei due, avrei pareggiato. Non è andata così. Pazienza, pazienza Marchese, ci vediamo al ritorno. Che tra l'altro ieri eravamo pure in live sul canale di Delio, quindi. Mentre invece settimana prossima vediamo contro chi gioco, che non lo so ancora di preciso. Ah, gioco col mio amico Egidio di calcio a basso costo, quindi sarà fuori rosa TV contro calcio a basso costo. E quindi, beh, seconda giornata, la gioco in casa, giocavo in trasferta contro il Marchese. Non capivo cazzo, però mi giocavo in trasferta. Dunque vediamo come andrà settimana prossima, prossimo fine settimana. Ragazzi, chiudo qua il mio video, vi abbiamo voluto informare di questa debacle in trasferta in casa, a Treviso in casa del Marchese Bianconero, e ragazzi, vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!